bellissimo, mi hanno invitato, io ho fatto un tour ma per portare un po' di, per avvisarli del pericolo che stanno correndo, perché noi esportiamo un virus tremendi, politica, strategie del putaniere, cambiamo chiunque venga in Italia una settimana, torna che è una persona diversa. Comunque mi hanno invitato per capire un attimo che movimento sta nascendo qua attraverso la rete, sono curiosi, sia gli inglesi, i tedeschi, la corruzione a tutti i livelli. Quindi il Movimento 5 Stelle bypassa i media che sono più o meno corrotti in tutto il mondo, quindi i cittadini che si organizzano dal basso fanno dei movimenti come questo, come il 5 Stelle, su dei progetti per entrare nei comuni dal basso, comuni, regione, regioni, parlamento, è una cosa che incuriosisce. A Oxford erano tutti sotto shock, a Londra lo stesso, a Bruxelles, mi hanno chiamato per parlare di energia a Vienna e ti dico che è fantastico. 800 viennesi al comune di Vienna, io un comico che guardavano tutti stravolti con gli auricolari, cioè le battute ridevano dopo 4 minuti e mezzo. Quindi per parlare di energia, dell'Enel che compra 2 centrali nucleari in Slovacchia a 40 km dal confine, erano tutti preoccupati, centrali vecchie, insicure. Quindi interessano, e gli unici che non si interessano sono i media italiani di questo fenomeno, non sono io, siamo milioni di persone, di ragazzi, da un'età media di 30 anni che vogliono riappropriarsi della politica, del proprio paese, quindi non hanno speranza. Sembra già una boccata d'aria fresca, incensurati, non iscritti a partiti, residenti nel posto dove vogliono andare a occuparsi della politica, coesi bene in questo movimento online, si scalmano progetti, replicano cose che vanno bene da un comune all'altro, da una regione all'altra, non si possono fermare, non possono, questo movimento non può che crescere, crescere all'infinito, come un virus che si moltiplica esponenzialmente. Noi siamo quelli e per quello non ci coprono informazione, ci depistano, ma non ce la fanno. Questo è un movimento mondiale. Mondiale, siamo in contatto con la Serbia, siamo in contatto con le Finlandia, siamo in contatto con i più grandi specialisti, scrivono premi Nobel sulla rete. E premi Nobel. È bello questa commissione tra un esperto di energia che può essere mondiale, Rifkin, Sachs o Lester Brown, che fanno progetti che poi vengono discussi da elettricisti, da idraulici, da artigiani, cioè la teoria e l'applicazione, nascono cose meravigliose, noi li riempiremo di progetti, è questo di cui hanno paura, basta che entra uno dentro, entrano 20.000 persone, entra un network con decine e decine di idee straordinarie che non costano miliardi, anzi fanno risparmiare milioni di euro le nostre idee. E non hanno speranza, possono solo che copiarci il programma e venirci dietro, quindi siete rovinati. La moralità non è nella parola, è come viene detto, nell'anima, nell'emotività che ci metti dicendo quella parola lì. Grillino è, siamo tutti grillo, quindi è proprio il nostro concetto, il movimento che nasce online e si propaga online, ognuno vale uno. Sì, tradiranno, no, noi non siamo la perfezione, non siamo gli incorruttibili guai, l'incorruttibile era Hitler, era un incorruttibile, noi abbiamo un grado di corruzione molto alto, che è molto più alto dell'offerta di corruzione, però la natura umana non è che noi la mettiamo a posto. Però noi siamo pronti, i meetup sono quello, il nostro blog è come il treno che aveva scritto quel signore che non abbiamo mai saputo chi fosse, ma che ha dato la definizione del blog come un treno che non sa che sale, non c'è passeggero, non sai dove va, le fermate si fermano, non si fermano, non c'è il biglietto, non c'è neanche chi guida, c'è uno che chiede i biglietti ma non ci sono. E nel mentre uno sale, scende, non sa, chiede spiegazioni, si fanno conoscenze. Questi siamo noi, non abbiamo ancora un'identità, non siamo un partito politico, siamo un movimento che non si capisce, un'associazione. Ci conteremo tra un po' col movimento online, se saremo tanti allora sarà una grande idea. Se saremo tanti, 100, 200.000, che potremo buttare l'attenzione di 100.000 persone su un progetto e allora il progetto avviene.
guarda, lo capisci subito, c'è il modo di fare politica in modo personale, fare politica in modo sugli obiettivi. Chi lo fa personale viene eliminato automaticamente, cioè uno vale uno, se uno vale 1,05 dobbiamo accorgersene, ma ce ne accorgiamo immediatamente e viene espulso automaticamente, se ne va, non ha proliferazione. Mi parlerai di purezza, parlerai di trasparenza. Trasparenza è una cosa bella, una cosa che è la realtà. Tu hai un bilancio trasparente, lo pubblichi, i cittadini, pubblicato ma capibile, perché è questo, è la decodificazione della burocrazia comunale, regionale, della politica. E chi entrerà si farà carico di pubblicare le cose capibili. Bene, la trasparenza mette già un buon 80% la possibilità di evitare gente che truffa. Io sono che se uno fa bene il proprio lavoro deve guadagnare. Non ho mai detto che un parlamentare deve guadagnare poco. Io ho detto che un parlamentare non deve essere quello che è a volte, non per quello che guadagna. Anzi, se una persona, un parlamentare, politico rappresenta delle persone, deve avere un autocompenso. Quindi poi queste saranno cose gestibili, che saranno gestite persona, che vanno da persona a persona. Quindi vedranno, loro hanno già i capilista, quelli che hanno già discusso, quello che si tiene 2.000, 1.500, 3.000, poi il resto metteranno in un fondo, non prendono per esempio, prenderanno, non lo so, questo decideranno loro, i rimborsi elettorali, metteranno in un fondo da ridare ai cittadini del comune o della regione, questo è però hanno l'anima, credi nell'anima? È un'anima straordinaria, questi ragazzi sono molto determinati e molto, molto